a viaggiare con noi. Iscriviti al nostro canale per non perdere i nuovi video. Perché ogni viaggio è sempre un'esplorazione, una scoperta e un sogno. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Una volta superato Elba, il paesaggio cambia. Infatti, il drammatico ma suggestivo orrido lascia il posto alla panoramica vista che si gode dalla dorsale montana, quella che risale verso la nostra prossima meta. Godendosi il panorama, si guida tranquilli in questo tratto di strada, che resta comunque stretta e non particolarmente entusiasmante dal punto di vista tecnico. Salita a Colle di San Peire! E colpo d'occhio meraviglioso, tanto per cambiare, bellissimo! Stiamo salendo la cresta, abbiamo i panorami, le vallate da due parti, e come potete vedere anche voi, il colpo d'occhio è incredibile. Guardate qua, con la valle che sfuma con le ultime creste verso la afosa, pensiamo, valle cuneese. Colle di San Peire, eccoci qua. C'è il sole completamente negli occhi. Anch'io c'ho il sole completamente negli occhi, però facciamo giro bellissimo, un turnaround stupidissimo, ma ho pensato il piede di Atatina me la farà pagare. Ok, mi viene il vomito, perfetto, anche a noi. Dal Colle di San Peire partono due invitanti sterrati. Il primo conduce lungo la celebre strada dei cannoni, il secondo invece arriva fino al Colle della Bicocca. La strada dei cannoni è effettivamente molto attraente e sinceramente forse un pensierino l'abbiamo anche fatto. Ma in due e con i bagagli non è il caso di rischiare. Anche una banale scivolata potrebbe compromettere il viaggio. E quindi proviamo a dirigerci verso il Colle della Bicocca, con molta cautela ovviamente, in uno sterrato che alla fine non presenta particolari problematiche. Basta affrontarlo con cognizione di causa.
panorama che ci si presenta è davvero bellissimo. Mentre in lontananza si sente un cupo rombo che si rinnova ciclicamente. Accidenti, è la montagna davanti a noi che continua a frenare. E ci abbiamo messo un po' di strada sterrata per arrivare, ma è stato veramente veramente divertente. Poi vabbè, l'avete visto nel video se siete arrivati fino qui, quindi sicuramente avete visto. Però niente, queste zone sono meravigliose e continuo a dire la parola meraviglioso, ma va bene così. E poi onestamente la densità di popolazione turistica è veramente scarsa, quindi sì, ci sono un po' di macchine, ma sono tutta gente che è andata a camminare stamani mattina presto, quindi non abbiamo trovato un'anima, bellissimo. Facciamoci un pezzettino fino al colle, quello che dovrebbe essere veramente il colle. A quanto pare si sta sgretolando progressivamente, lo vedi, i sedimenti sotto, comunque il risultato delle frane, si sta sgretolando, sfarinando. Vedete adesso il fumo della frana, lo vedete lui in basso. Dal colle della Bicocca bisogna tornare indietro, la strada si ferma lì. Ed il rientro è sicuramente l'occasione che ci consente di godere del paesaggio dalla parte opposta. Altrettanto bellissimo.
Raggiunto di nuovo il passo del San Paere, non resistiamo alla tentazione. Imbocchiamo quindi la direttrice della strada dei cannoni. In lontananza vediamo delle auto. Se ci sono arrivate loro, possiamo arrivarci anche noi. Questa strada che vedete qui in costa dovrebbe essere la strada dei cannoni. Strada militare, anche questa piemontese, molto sterrata, dice che un giorno faremo. Intanto, mentre ci godiamo con serenità il panorama, la mattinata scorre via velocemente. Arriva quindi il momento di riprendere il cammino e di scendere verso la valle. Andiamo quindi verso la Valle Varaita e Casteldelfino, poi vedremo come procedere, anche se, data l'ora, è arrivato il momento di cercare qualcosa da mangiare. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.